C'è un giocatore che ha cambiato la faccia dell'Inter e si chiama Tikus Turam. Il grandissimo rendimento di Lautaro, che non aveva mai avuto una partenza del genere, è merito di Tikus Turam, che corre anche per lui. Quindi lui deve fare molta meno fase difensiva, soprattutto di quando giocava con Dzeko. Turam è un giocatore che riesce a fare densità a centrocampo e te lo trovi in qualsiasi zona del campo da centrocampo in su. È un calciatore clamoroso. Volevo ricordare che contro il Napoli fa doppietta perché il gol annullato era valido. Il signor Thuram entra in Spagna in Champions League. Attenzione, da solo schiaccia tutta la difesa. Impauriti tutti non venivano più su. Fa un gol regolare che gli annullano. Il signor Thuram dopo va a Empoli, fa quella partitaccia, stava mettendo male, fa un gol regolare che gli annullano. Più 6 assist vincenti. Quindi io l'ho detto 2 mesi fa e continuo a dire di togliere la clausola al signor Marcus Thuram. Va tolta la clausola perché questo è un calciatore da 120-130 milioni e non sto scherzando. La crescita dell'Inter, la trasformazione dell'Inter è stata anche grazie a lui, è avvenuta anche grazie a lui, che è un giocatore clamoroso. Il signor Marotta 2 settimane fa non c'è nessun segnale che Zhang se ne vada. Poi dopo 15 giorni, ma io spero che Zhang rimanga. Questo ti fa capire anche lui, no? Come inquina un po', diciamo, la comunicazione. A me piacerebbe vedere il signor Marotta fare quello che faceva quando era dall'altra parte, faceva parte del sistema, ovvero sia andare davanti alle televisioni e anche per un fallo laterale farsi sentire. Purtroppo da noi non parla più. Qualcuno mi ha detto, Giuse, ma con i cinesi in quelle condizioni, come fa a parlare Marotta? Evita domande scomode. E sono d'accordo. Quando voi mi dite, Giuse, ma il City, ragazzi, alla fine della fiera non ha un presidente, si dichiara nullatenente, a cui vogliono pignorare lo stipendio pieno di debiti e guai giudiziari. Loro hanno un problema inverso, che spendono troppo e sperperano. Spendere di più sicuramente ti crea problemi che non spendere ed accumulare debiti. Di cosa vogliamo ragionare? Ma Investcorp dove è andata a finire? Che aveva già comprato l'Inter. Ah, ora sono in Milan, eh? È qui che li aspettavo i miei polli. Qatar, Investcorp, e ora sono abboccati a quella clamorosa fake news di questo fondo che, tra virgolette, di Amazon. E te lo dico anche subito. Aspetta un attimo. A me mi era arrivato un messaggio 4 giorni fa. Non sto scherzando. Questo signore nella chat degli esonerati, nella chat WhatsApp. Giusto, ti faccio il nome di un a cui si riferiranno. Vabbè, lui li chiama i piccioni. Il fondo si chiama AWS Ancona, voglia di mare, scemo. Ah, vuoi, infatti chi te l'ha fatto il nome di BlackRock? E se lo sai, BlackRock dà una mano a Zhang, il fondo più grande del mondo. È tornato agli americani. Qatar, Investcorp, accordo con Ares per il finanziamento e ora sono passati a BlackRock. 4 versioni in 10 giorni. È un fondo che lavora per Amazon dove c'è dietro anche BlackRock, vedrai che a breve questa fake news messa proprio in atto per confondere le idee verrà fuori. Infatti, chi te l'ha ripresa questa fake news? Chi te l'hanno ripresa? Ragazzi, io voglio dire una cosa perché sono stato zitto, però fino a un certo punto. L'invidia non porta da nessuna parte. Se questo, oltre a parlare di calcio, qui non si è mai mollato sui sauditi, ma non parlarne, cioè guarda, te lo dico anche in maniera calma, tranquilla, non parlarne, non parlare sempre della stessa cosa, non vuol dire mollare, perché io ho la fortuna anche di conoscere un po' questo, no? Quindi io parlo spesso e volentieri di calcio, della proprietà. Se questo è stato preso come canale di riferimento dall'utenza, perché tanto basta guardare le visual. 430 persone a mezzanotte e mezzo, non li fa nessuno. Non li fanno nemmeno alle 10, 430 persone.
se questo è stato preso come canale di riferimento, se Bergomi cita come questo canale qui il riferimento per il passaggio di proprietà ai sauditi, non è colpa mia, perché io non mi sono fatto chiudere il canale perché non mi consideravano mentre parlavo di PIF. Poi io te lo dico in maniera tranquilla, hai cominciato a parlare di PIF 3 settimane prima. Vuoi, se vuoi la coppa te la do, ma tanto la coppa, anche se te la do io, che ti ho fatto riaprire anche il canale, la coppa te la danno gli utenti e l'utenza dice che ci sono 5-6 volte, c'è cioè 5-6 volte meno densità di pubblico da altre parti rispetto a qui, anche quando si parla di calcio, non solo della proprietà, perché noi abbiamo fatto 3 live in 4 mesi sulla proprietà. Non parlare sempre delle stesse cose non vuol dire aver mollato, non ha mollato nessuno qui. Qui non molla nessuno. Cioè la situazione finanziaria dell'Inter non l'ha descritta nessuno come questo canale, se no poi dopo è riportata da New York Times qualche mese fa o dalla Repubblica. Quindi non è colpa nostra se ci hanno preso come punto di riferimento. Parlarne poco non vuol dire aver abbandonato. Poi se qualcuno vuole la coppa perché ha incominciato 3 settimane prima a parlarne, ma poi per farsi strada è dovuto venire sempre dai babbo, perché mi hanno fatto dissing, si sono fatti chiudere il canale, hanno offeso pesantemente. Io non ho mai fatto queste schifezze su YouTube, non ho mai avuto bisogno di fare queste cose per farmi strada su YouTube. Ora un pochino vi faccio giocare, poi dopo, se no, tanto le visual parlano chiaro, ci sono 5-6 volte di più le visual rispetto ad altri canali, ci sarà un motivo oppure no? Che tu parli di PIF, di PAF o di PUF? No? Dai, non voglio essere reattivo, perché oggi sono sorridente, sono tranquillo, dai, non voglio essere reattivo, si avvicina a Natale, ma le visual parlano chiaro, no? Dai video, dalle live. Non è colpa mia se questo canale è stato preso come punto di riferimento. Evidentemente la gente si fida di più. Ciao, Inter. Ah, Zilius, mi hanno detto che ha aperto un ristorante messicano.